Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti a questa sessione. È una sessione particolare di Fractal School dedicata ai nuovi utenti, soprattutto ai nuovi utenti Fractal, che lo stanno diventando in questo momento per varie ragioni, perché come molti di voi sanno, FM9 è finalmente in distribuzione. E quindi ho deciso di rinverdire alcuni concetti del sistema Fractal, che è giusto che voi sappiate. Quindi questa è una puntata un po' particolare, appunto perché serve un po' a ripassare concetti che molti di voi sanno, che mi seguono sicuramente, molti non li sanno perché sono diventati da poco utenti Fractal. E quindi è giusto appunto ripassare un po' le varie cose fatte. Per prima cosa, se avete piacere, vi chiedo di iscrivervi al canale, anche perché poi, come vedrete, moltissimi dei contenuti per Fractal sono appunto contenuti nel mio canale, dove veramente potete trovare di tutto, tra cui anche il Fractal School, che è una. Diciamo, nella panoramica del Fractal School c'è una sezione dedicata proprio a delle cose specifiche dove si spiegano i singoli blocchi e sono concetti, diciamo, generici che possono essere, diciamo, anche applicati ad altri modelli, ad altri sistemi, anche sistemi analogici, ovviamente, e quei sistemi sono riservati agli abbonati come sostenitore avanzato in su. Per il resto, diciamo, ci sono tantissimi contenuti che sono comunque a disposizione. Grazie Paolo a te. Io vi invito, se siete su Facebook, a venire su, vediamo quanti siete. Ta, 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 sì, ok. Se siete su Facebook, a venire su YouTube, più che altro per partecipare alla chat. Non la vedete sovraimpressione, ma io vi vedo e cerco di rispondervi. Ciao Marco. C'è la Juve stasera, quindi, quindi ho sicuramente pochissime persone, ma non importa, l'importante è fare questa puntata perché sia disponibile. Poi la puntata sarà disponibile divisa per capitoli, a seconda delle vari capitoli che vado ad affrontare, e metterò non sono ancora presenti, ma metterò nella descrizione tutti i link ai siti a cui faccio riferimento, che sono molto molto importanti. Allora, direi di partire subito dandovi diciamo, gli elementi principali che sono i siti di riferimento. La cosa più importante quando si inizia con un modeler è quella di avere dei riferimenti e soprattutto leggere i manuali. Leggere i manuali che sono fatti bene, l'FM9 non ancora tradotto, ma il buon Diego Pezzati lo sta traducendo, è arrivato a più o meno più di metà del lavoro e sarà presto disponibile. Nel frattempo è disponibile ad esempio il manuale dell'FM3, che per molte cose è estremamente simile, almeno la spiegazione dei blocchi, eccetera, eccetera. Diego Rampazzo sarà nuovo possessore di Fractal tra pochi giorni. Molto bene. Ecco, perché tra l'altro cosa succede? Che sicuramente molti sono nuovi processori, sì, nuovi possessori di FM9, molti diciamo hanno FM3 perché per una cosa o per l'altra chi aveva l'FM3 magari ha acquistato l'FM9 e quindi si è ampliata la platea. Andiamo subito a vedere i siti più importanti. Il primo in assoluto che vi chiedo di segnare, che comunque troverete appunto nei link, è quello di G66, dove sicuramente avrete fatto il vostro acquisto. G66 è il distributore esclusivo per l'Europa dei prodotti Fractal. E anche per quanto riguarda Red Sound, quando infatti diciamo, per quanto riguarda le casse full range, però diciamo concentriamoci sul discorso Fractal. Ecco, Fractal ha scelto questa politica, non è presente nei negozi, è una politica sicuramente che paga, perché ormai sempre di più il negozio online per questo tipo di prodotti è perché. Se è una chitarra, la chitarra sapete bene che dovete sentirla sotto le dita, cioè tutta quella specie di empatia che bisogna avere con lo strumento. Su un modeler digitale non si può pensare di andare in un negozio e provarlo in 5 minuti. Perché? Perché bisogna trovare una persona competente, perché bisogna perdere un sacco di tempo, eccetera, eccetera. E G66 offre la possibilità di
acquistare il prodotto, provarlo per 30 giorni, se poi non vi piace e non riuscite a trovare la sincronia, la giusta empatia col prodotto, lo potete restituire, l'unica cosa che ce li mettete è il costo della spedizione e quindi avete veramente tutto il tempo di poter gestire la macchina. Perché è importante il sito G66 oltre all'acquisto del prodotto? Perché trovate tantissime cose. Allora, intanto la descrizione dei vari prodotti, per esempio se andiamo su FM9, ok? E trovate che per ogni prodotto c'è l'overview, ci sono video, ok? Ci sono video dimostrativi che possono essere, vediamo se qui sono disponibili, no, vedo che non mi va avanti. Sì, comunque qua trovate dei video che sono fatti, eccoli qua, ci sono vari video, ci sono tra l'altro anche i miei, li vedete qui, Fractal, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutti i video disponibili. Molto importante è il download. Ecco, qui potete trovare il firmware, sempre l'ultimo firmware aggiornato, quindi adesso siamo alla 3.0 per quanto riguarda FM9, io parlo di FM9 però i concetti sono uguali per tutte le macchine. Trovate i factory preset. I factory preset, che sono i preset di fabbrica, sono molto famosi in Fractal perché, a differenza di quanti di tantissimi altri prodotti concorrenti, i factory preset sono veramente una manna e sono veramente utilizzabili, sono fatti bene perché sono fatti da chitarristi, sono fatti da operatori del settore, tra cui anch'io, perché se andate il 121esimo l'ho creato io, ad esempio, e questo sicuramente è molto importante e sono la base di partenza per poi costruirsi tutti i vari rig, eccetera, eccetera, tutti i vari preset che volete crearvi. Quindi c'è veramente di tutto per capire le potenzialità della macchina, le varie sonorità, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, c'è la possibilità di avere le firme delle USB che fa parte appunto della macchina, ci sono varie possibilità, ci sono i driver per Windows, ricordo che mentre per Mac il sistema è Mac compliant, quindi lo attaccate e il sistema lo vede, per Windows è necessario scaricare i driver, ricordatevelo perché molti si dimenticano e cominciano a dire no, ma la macchina non funziona, non si collega, bla bla bla, eccetera, cioè, poi magari hanno cambiato il PC, magari stanno lavorando su un altro PC, si dimenticano di installare i driver, cosa molto importante. La cosa in assoluto più importante che dovete sicuramente imparare è il manuale. Come dicono gli inglesi, RTFM, read the fucking manual, sostanzialmente. Ecco perché purtroppo tutti i sistemi che hanno un certo contenuto tecnologico hanno un problema molto grosso, veramente un problema molto grosso, per alcuni è un difetto. Richiedono la lettura del manuale. Ragazzi, e a me dispiace, quelli che non leggono il manuale troveranno veramente molto, ma molto, ma molto lungo. Cioè, non c'è niente da fare. So che il manuale non è una grande cosa, però stiamo parlando, signori miei, di un prodotto professionale. Fractal è un prodotto, è il modeler ai top, ai vertici, dei prodotti disponibili su questa fascia di dispositivi. Ed è un prodotto professionale, ragazzi, non c'è niente da fare, il manuale va letto. È come se acquistate oggi un'automobile di ultima generazione che ha 10 milioni di optional, non potete dire accendo, sì, potete accendere, però se solo per impostare, ad esempio, il cruise o il distanziatore dalla macchina, come si chiama, l'assistente, cioè tutte le varie cose, il manuale va letto, non c'è niente da fare. Quindi il manuale va letto assolutamente, ok? Quindi scaricatevelo, adesso è in inglese, ripeto, poi anche se lo leggete in inglese non vi fa male, anche perché la terminologia su questi prodotti qua è sicuramente in inglese, comunque fra poco sarà disponibile anche in italiano. Ve lo faccio vedere qui, avete l'indice, tra l'altro è con ipertesto, quindi potete cliccare su qualsiasi parte, per esempio welcome, future summary, quindi qua ci sono le connessioni, eccetera, 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 ok? Non andrò molto nei dettagli perché, questo vuole essere una presentazione generale. Quindi ricordatevi,
ero sul prodotto, ero su G66, sono entrato dentro un prodotto e trovate la parte download. C'è il manuale, c'è la guida relativa ai blocchi, anche questo è molto importante perché il manuale vi fa capire diciamo la macchina come funziona. Poi all'interno c'è un sottomanuale che invece vi fa vedere i vari blocchi che poi andremo a vedere, come funziona, quali sono i parametri, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sono vari, è una piccola enciclopedia. Ripeto, non è un problema del fatto che bisogna essere degli ingegneri per utilizzare questo prodotto qua. Guardatemi bene, ragazzi, guardatemi bene. Voi potete scegliere di comprarvi uno scooter, monomarcia, tac, girate, accendete e fine della storia. Finché dopo magari trovate problemi di manutenzione, si grippa tutto, eccetera, eccetera. Voi non avete comprato uno scooter, avete comprato un aereo. L'aereo non si può guidare in 5 minuti, mi spiace. Quindi ribadisco questo concetto perché poi molto spesso si vedono delle domande che fanno capire che il manuale non si legge e bisogna perderci del tempo. Bisogna assolutamente perderci del tempo a vedere, a fare. E una volta che uno ha perso tempo, poi allora può fare le domande, ma magari può entrare, diciamo, nel web, può entrare nel mio canale, digitare per esempio Fantone, la cosa che sta cercando, e troverà tantissime risposte. Quindi veramente c'è una disponibilità di informazioni incredibile. Ma questo non perché il prodotto è difficile, perché il prodotto è un prodotto professionale, ok? L'FM9 che avete acquistato lo sta utilizzando ad esempio Gatrigovan, lo sta utilizzando Nilsson, lo stanno utilizzando tantissimi professionisti, ok? Cioè non è una cosa che... Okay. Quindi oggi abbiamo la fortuna di godere di un certo benessere e avere a disposizione queste macchine anche sopra il nostro tavolo per farci 4 accordi e noi siamo contentissimi, ma ok, l'approccio deve essere quello. Non è uno smartphone che lo accendete e funziona tutto, va bene? Molto bene, molto bene. Ciao Silvia, ciao G-Lab, ciao Ivan Zaffoni, eccetera, eccetera. Ok, allora ritorniamo qui sui vari siti. Troviamo un altro manuale importantissimo, è quello del foot switch. Come utilizzare i foot switch? I foot switch dei sistema Fractal sono quanto di più flessibile si possa avere e si può fare veramente di tutto. L'unico limite è la vostra creatività, perché ogni foot switch ha delle potenzialità veramente incredibili ed ecco perché è nato è necessario un manuale specifico per l'utilizzo dei foot switch, al netto del fatto che poi trovate i vari tutorial che ho fatto. Poi abbiamo un altro softwareino che si chiama questo Fractal Bot Manual, che è un piccolo softwareino che potete andare a scaricare, poi adesso ve lo faccio vedere, che serve sostanzialmente alle funzioni di aggiornamento del software, il backup, cosa estremamente importante. Dovete assolutamente pensare che, diciamo, questi prodotti qui sono prodotti ad alto contenuto tecnologico, si possono guastare, ok? Ve li possono purtroppo rubare, possono non funzionare più, possono ve li potete dimenticare, eccetera, eccetera. Quindi il vostro lavoro, quello di aver fatto preset, eccetera, eccetera, se poi qualcuno dice: ragazzi, purtroppo mi hanno rubato l'FM9 o l'FM3, l'AXFX3, purtroppo è caduta un boccale di birra, si è fuso tutto, ho perso i preset, cosa devo fare? Ma io gli consiglierei di sbattere la testa contro il muro perché sei un pirla, ecco, sostanzialmente, perché se nel 2022 non abbiamo ancora capito, cioè sono come quelli che perdono il telefono, ragazzi, e ti chiedono: ragazzi, ho perso il telefono, ridatemi i vostri numeri. Cioè, ma con i miliardi di modi che ci sono oggi per fare i backup dei numeri TV, ormai è tutto sul cloud, quindi non c'è più niente nel telefono. Quando cambio il telefono e lo prendo nuovo, dopo 32 secondi il telefono nuovo ha già tutto quello che mi serve, perché è tutto nel cloud. Quindi, ragazzi, bisogna imparare a usare la tecnologia. Quindi, backup molto importante. Poi ve lo faccio vedere, perché il Fractal Bot, è un software che può essere standalone, vuol dire che può girare da solo, o comunque è parte dei tool dell'editor, ok? Molto importante. Quindi questo è per quanto riguarda la parte download. Poi vedete che qui trovate l'FM Edit, dove scaricate l'elemento più prezioso, che noi abbiamo per lavorare con la nostra macchina, che è un editor potentissimo, tra i più potenti che esistono.
Quindi lo potete scaricare qui, vedete, sia per Windows che per Mac. Ricordatevi, se non vi funziona per Windows vuol dire che non avete i driver. Ok, dopo non voglio vedere messaggi. Ah, ma non funziona. Ma hai cambiato il PC? Sì, ma hai installato i driver. Ah, perché dovevo... Ah, sì, dovevo installare i driver. Cioè, su Mac non avete il problema. Ok, lo attaccate, come lo attaccate lui lo vede. Molto bene. Poi c'è, vedete, MF, chi è MF, Marco Fanton, ci sono tutta una serie di preset che io ho fatto, che sono già disponibili, e potete scaricarli, oltre ai preset di fabbrica, che ci sono i miei. Perché ci sono i miei? Perché secondo me sono molto più belli degli altri, è così, giusto per dirlo, non volevo dirvelo, ma ve lo devo dire. Li potete scaricare, ci sono i video, ci sono i tutorial, bla 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 bla, okay, c'è una marea di tutto, eccolo qua, tutorials. Vedete, e qua FM9 tutorial, e qua trovate veramente di tutto di più, ok? Poi vedete la parte shop, questa la conoscete, la parte artist, vedete, vedete anche qui ci sono MF preset, ci sono i preset di artisti, eccoli qua. No, prima ci sono gli artisti che utilizzano i prodotti Fractal. Qualcuno dice, ah, ma non ho mai visto nessun professionista che usa Fractal, ma c'è solo John Mayer, John Petrucci, Steve A, Misha Mansour, The Age, Sinister Gates, insomma qualche nome c'è, magari ci sono pochi italiani, a parte il sottoscritto, anche se in realtà ci sono, Bicioleo adesso è in tour con Fractal XFX3, avete visto le foto, vedete che degli stranieri ce n'è qualcuno, ecco. Quindi questo è molto importante, ci sono i video, ci sono gli artist preset, cosa molto importante, ad esempio c'è Larry Mitchell, caro amico Larry Mitchell, che ho anche intervistato, che ha a disposizione i suoi preset, ci sono i preset di Steve Stevens, ci sono i preset del grandissimo Devin Townsend, adorabilissimo cantante e chitarrista, e ci sono i preset di Pete Thorne, ok? Anche questo, provateli, che tanto sono tutti gratuiti, e fine della storia. Poi va bene, c'è le esperienze, tutorial, community, bla 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 bla, c'è di tutto di più. Ecco, c'è la parte supporto dove trovate, ecco qua, per esempio, i vari download, in questo caso raggruppati, vedete qua c'è la mia faccia più o meno dappertutto, per esempio FM Download, trovate ancora una volta i film prese, driver, FM Edit e Fractal Bot, quel softwareino che vi dicevo prima. Ok, lo potete scaricare, è un utility dedicata ai sistemi Fractal per appunto fare backup. Servirebbe anche per caricare i preset, ma non fatelo perché l'editor vi consente di salvare singolo preset, di esportarlo, di importarlo, di fare tutto quello che volete, e c'è anche il Fractal Bot essenzialmente serve per fare, diciamo, backup di massa, per fare gli aggiornamenti firmware e cose un po' particolari, quindi è un utility, ecco, se mi mancava il termine, è un utility esterna. Che, cioè è un utility, cioè un softwareino che gira esternamente, ma può essere fatto anche, è contenuto all'interno dell'editor, poi comunque lo vediamo. Qui c'è la parte relativa a FM3, qua c'è la parte relativa alle FC, quindi alle pedaliere, qua c'è il manuale per quanto riguarda gli EV, eccetera, eccetera. Ok, qua ci sono tutti i prodotti disponibili. Ok, quindi g66.eu, poi lo troverete in descrizione. Andiamo a vedere un altro sito molto importante, questo è quello, è il manuale che ho scaricato prima, lo teniamo lì. Un altro sito fondamentale, ragazzi, questo è veramente è la Bibbia dei sistemi Fractal, è il Wiki Fractal, wiki.fractalaudio.com. Qua veramente trovate di tutto di più. Vi faccio vedere una delle cose che a me interessa di più, e che è veramente molto utile, per esempio, è tutto in ordine, quindi cercate i cabinet model list, ad esempio. Qui fa vedere tutti i cabinet che sono contenuti nel sistema Fractal, divisi per categoria, per dimensione, e con la descrizione, per esempio questo 1x6 è basato sul... based on a 15 era Valco L Grand Amp with a single 6 speaker, eccetera eccetera. C'è veramente di tutto di più. C'è, questo è il vibrato Lux, basato su un Vibrolux, Fender Vibrolux, Brown Face, e qua trovate veramente di tutto. Questo è molto importante, capire la filosofia, e quindi qua trovate ad esempio i cabinet list. Allo stesso modo potete trovare gli amp
l'amp block, l'amplifier model list. Anche questo è molto interessante per capire, guardate quanti amplificatori ci sono, c'è veramente di tutto, ci sono ben, la lista è lunghissima, 299, quindi siamo prossimi al 300esimo amplificatore, e vedete che qui trovate la lista e quando cliccate sopra, ad esempio, non so, andiamo a vedere una High Power Brilliant High Watt eccetera eccetera, eccolo qua, e vi dice vi dice la storia di questo sistema, di questo amplificatore. Perché trovate High Power Brilliant, trovate dei nomi un po' strani, perché per questioni di copyright non è possibile mettere in chiaro nel sistema il nome dell'amplificatore, ma bisogna ricorrere, per esempio 5153 Green, ok, fa parte del modello 5153, che è praticamente l'EVH5150 sostanzialmente, quindi hanno chiamato 5153 con i vari canali, il canale blu, il canale green, red, blu eccetera eccetera, ok? Questo è, e qui trovate poi tutta la storia. In più ci sono degli altri, c'è dell'altra documentazione che spiega in dettaglio la storia dell'amplificatore, veramente molto molto bello, ok? Quindi guardatevi la Wiki Fractal, tra l'altro c'è il search, quindi dove potete trovare di tutto di più. Ci sono ad esempio vediamo un attimo una cosa che può essere interessante, l'effect dov'è che è? Aspetta, effect list, ok, anche questo è molto interessante. Guardate qua, questo è uno specchietto molto utile che vi fa capire per categorie di prodotto. Vedete, ci sono anche i prodotti cosiddetti legacy, quelli precedenti, c'è l'XFX2, l'X8, l'FX8, l'XFX3, l'FM3, l'FM9. Vedete il numero di amplificatori, chorus, compressori, controller, eccetera. E ogni prodotto ha la sua definizione. Va bene? Una cosa che vi segnalo assolutamente molto importante di questa lista è questa parte qui, che si chiama EX Guide to the Fractal Audio Amp Model. Entrate dentro qui, ok? Vedete, è la guida agli amplificatori Fractal. Molto, molto, molto utile. Anche, cioè questa è utile a prescindere, anche se non avete un model, ma dal punto di vista, diciamo, del concetto analogico, perché? Perché adesso ci clicco dentro, è un file PDF, quindi chiudiamo qua che non mi interessa, accetta tutto. Vedete, è un file PDF dove per esempio trovate, facciamo ad esempio, guardate, andiamo questo qui al 59 Bass Guy, al 21esimo. E qui trovate Bass Guy Fender Narrow Panel Tweed Bassman 5, quindi è il famoso Fender Bassman del 59, circuito 5F6A. Qua per i patiti della valvola trovate proprio le descrizioni dei vari circuiti, delle varie modalità, e qui trovate la sinopsi dell'amplificatore, i suggerimenti di come, quali sono diciamo, ad esempio, i settaggi più corretti. E qua trovate, per esempio, delle clips, quindi dei link a YouTube dove vi fa sentire il suono originale, lo speaker più indicato da combinare con questo amplificatore. Qui ti dice lo stock cabs, quindi diciamo, gli ampli di per esempio cab pack 1 e 10, perché Fractal fornisce anche dei cabinet, degli impulse response di cabinet. I manuali, i controlli, e poi andate avanti, fare una descrizione dell'amplificatore, la storia, che tipo di valvole. Cioè, veramente, come dice Marco Dall'Acqua, è la base da cui partire, ok? Molto bene. E secondo me è veramente molto interessante, proprio è appassionante più che interessante. Quindi dateci un'occhiata perché è veramente molto molto bello. Ricordo, quindi siamo sulla Wiki Fractal. Un altro sito che vi segnalo molto molto importante è il forum, è il Fractal Forum, si chiama forum.fractalaudio.com. Perché è importante il forum? Perché qui è praticamente il pulpito dove parla Fractal, ci parla direttamente Cliff Chase, che è il patron di Fractal, parla Matt, Admin Matt, non mi ricordo più il cognome. Mamma mia, niente, ho un vuoto di memoria. Comunque parlano molte delle persone Fractal,
Quindi dove trovate le news, le ultime news, suddiviso per argomento. Qui trovate tipicamente in anticipo, ad esempio, i firmware beta pubblici, ok? Quindi dove potete già provare il nuovo firmware per il sistema e quindi partecipare un po' voi anche come beta tester se volete. Potete fare domande, potete trovare un sacco di cosa. Quindi si divise per ActiveFX 3, FM9, FM3, eccetera, eccetera. Ok? Fractal Software, c'è veramente di tutto. Usate le funzioni di ricerca perché questo è uno dei siti in assoluto più importanti, ok? Molto bene. Poi un altro sito importante è quello di Fractal Audio Italia, che è il gruppo ufficiale Facebook dedicato a Fractal, gestito dal sottoscritto, a quale potete assolutamente iscriverci. Siamo ormai quasi arrivati a 1000 utenti. E anche qui c'è un'interazione più, cioè, come dire, più user-friendly fra i vari possessori di Fractal. Ok? Molto bene, molto bene. Mario Annicchino, buonasera Marco. Ho appena acquistato Fractal FM9. Qual è la prima cosa che mi consigli di fare? Stai già facendo la cosa giusta. Stai ascoltando questa live che ho fatto appositamente per i nuovi utenti. Quindi, se magari sei arrivato adesso, magari tiri indietro il cursore e vedrai da dove sono partito. Quindi, la prima cosa che vi consiglio è segnarvi questi siti che poi vi porterò in descrizione. Dai quali poter partire e ricavare tutte le informazioni. L'ultimo sito che vi segnalo, okay, è la playlist Fractal School Italia, che è la mia playlist che è contenuta nel mio canale, che è quello dove state probabilmente vedendo la diretta. Per chi invece è su Facebook, vi consiglio ancora una volta di venire sul canale. Qui trovate tutte le mie playlist, vedete Fractal FM9, eccetera, c'è di tutto di più, le mie Academy, e poi trovate il Fractal School. Nel Fractal School ci sono tutta una serie di contenuti che io ho messo. Vedete che alcuni sono riservati agli abbonati perché sono dei contenuti, è proprio un corso Fractal che io ho fatto, dove vado a spiegare, ad esempio, il blocco cabinet, il collegamento USB, il reamping, cioè tutte funzionalità avanzate, di utilizzo del sistema. Mentre poi trovate qui sotto tutta un'altra serie di tutorial, quindi accessibili, che spiegano, per esempio, come configurare l'FC6, come scegliere l'AIR, come creare una patch personale dal vivo, eccetera, eccetera. Alcuni sono un po' datati, per cui io continuo a rifare. Perché effettivamente, ecco, una delle cose belle del sistema Fractal è l'aggiornamento continuo del sistema. Questa è una delle chicche. Fractal investe tantissimo nel produrre nuovi firmware. I nuovi firmware solitamente migliorano gli algoritmi degli amplificatori, migliorano alcuni algoritmi degli effetti, introducono nuovi effetti, introducono nuovi amplificatori. È una continua evoluzione. E quindi a volte nel giro di 2 anni è necessario ripetere alcuni concetti proprio perché appunto ci sono tantissime nuove caratteristiche. Ecco, vedete, per esempio, qui trovate l'uso dell'editor, come organizzare una patch personale dal vivo, eccetera, eccetera. Ne trovate tantissimi. La cosa che vi consiglio maggiormente, oltre alla playlist, di segnarvela, è scrivere Fanton è quello che cercate e solitamente vi fu viene fuori almeno il tutorial che ho creato io. Poi potete scrivere Fractal, eccetera, eccetera, quello che volete. Ovviamente trovate in rete tantissime informazioni, molte sono in inglese, okay? Però con potete attivare i sottotitoli. Molti dei tutorial che ho fatto io sono in inglese perché chiaramente collaborando con G66 mi rivolgo spesso agli amici europei. Anche lì basta attivare i sottotitoli e fa la traduzione in italiano e andrà avanti alla grandissima. Per quanti anni più o meno verrà ancora aggiornato? Non lo so, Mario. Cioè, di solito sono parecchi anni finché la macchina rimane in vita, però comunque parecchi anni. Allora, bene, io vi ho mostrato i vari siti, cosa molto importante. Torniamo adesso a vedere la nostra macchina. Ecco, partiamo. Io direi di andare sull'FM9, visto che ci sono molti. Gli utenti più nuovi sono sicuramente quelli che usano FM9. Qui ho il manuale del sistema che ho scaricato prima. Ecco, questo è il nostro bel FM9
che io qua per terra, ma qua lo vediamo nella sua, diciamo, nel suo disegno. Ok, avete lo schermo, avete i foot switch, sono 9, da cui il nome FM9, ci sono le tre uscite, ecco. Allora, vediamo un attimo se abbiamo delle... Ecco, la cosa importante è ovviamente leggere il manuale per capire, quindi ci sono c'è una guida, la guida veloce, per soprattutto la connessione. L'unica cosa che dovete stare attenti è collegarlo o al 110, al 220, se siete, ecco, tutti i sistemi Fractal, come ormai la maggior parte dei sistemi elettronici, sono alimentati con degli alimentatori switching variabili, quindi vanno bene sia per il 110 che per il 220 con le tolleranze. Quindi potete fare tranquillamente quello che volete, andare anche negli Stati Uniti o quant'altro, ecco. Direi, qua ci sono alcuni dati, non vado troppo nel dettaglio, ragazzi, perché sennò mi ci vuole una settimana per gestire tutta questa cosa qui. Vediamo un attimo il pedale di espressione, anche perché sono tutte cose che ho già trattato. Direi di andare direttamente, ecco, vediamo un attimo, volevo vedere se c'era, eccolo qui, sì, qua c'è la descrizione dei vari, delle varie, ecco, mi interessa più che altro eccola qua, questo cercavo qua, questa è la connessione del sistema, cosa molto importante. Qui avete l'ingresso per la chitarra, e poi abbiamo altri due ingressi, input 1 e input 3, che possono essere utilizzati per ulteriori sorgenti, possono essere un'altra chitarra, un basso, quello che volete, oppure possono essere utilizzati per creare, ad esempio, quello che è il collegamento 4 cavi, cioè utilizzare l'FM3 non come modeler, ma come multi-effetto per un amplificatore esistente, oppure inserire degli effetti pedali esterni. Okay, gli ingressi sono, in questo caso vedete, stereo. Allora, l'ingresso 1 è mono ed è quello per la chitarra. L'ingresso 2 e l'ingresso 3 sono stereo. Poi abbiamo l'uscita 1, okay, che è disponibile sia con la connessione XLR bilanciata e la connessione sbilanciata. Ok, quindi questa uscita la potete collegare direttamente al vostro mix, alla vostra scheda audio, e quindi diciamo, non avete il modeler, diciamo, vi consente di non utilizzare più l'amplificatore, quindi andate direttamente al mixer. In più avete un'altra uscita. Questa uscita può essere utilizzata ancora una volta per creare il collegamento a 4 cavi con l'amplificatore, oppure con effetti esterni, eccetera, eccetera. Oppure tipicamente, per esempio, io utilizzo l'uscita 1 per andare nel mixer, l'uscita 2 per andare, per esempio, a delle casse monitor che io utilizzo sul palco. Ok? Poi abbiamo una terza uscita, l'uscita 3, abbiamo l'uscita cuffie, che è la 22, e poi abbiamo la possibilità di collegare tre pedali esterni. Sono tre pedali, non sono nulla di particolare. Fractal ha i suoi pedali, EV1, EV2, EV1 e EV2. I pedali consentono di essere assegnati a qualsiasi tipo di parametro, che può essere dal volume al wah, al mix di un delay, al chorus, eccetera, eccetera. Il pedale di fatto è un potenziometro che azionate con il pedale stesso, non è nulla di particolare. È il circuito interno che poi può permettere di assegnare il pedale al parametro che voi volete. Questo fast link serve per collegare un'ulteriore pedaliera esterna, quindi oltre ai 9 switch che ci sono potete collegare una FC6 a 6 switch o una FC12 a 12 switch. Abbiamo la possibilità di avere l'ingresso e l'uscita SPDF, quindi l'ingresso e l'uscita digitale, quindi per avere ancora una miglior definizione del suono, anche se francamente io preferisco, io sono collegato in audio direttamente alla scheda audio. Se voi volete bypassare i convertitori, quindi avete il segnale di una purezza incredibile, potete utilizzare l'SPDF. Avete la connessione USB, avete la connessione in-out del MIDI, che vi consente di gestire via MIDI l'FM9, oppure, e soprattutto, gestire oggetti MIDI esterni, che possono essere di qualsiasi tipo. Quindi se usate ad esempio l'FM9 come multi-effetto, potete comandare via MIDI il cambio dei canali dell'amplificatore, piuttosto che un altro effetto collegato, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e qua c'è l'alimentazione. Diciamo che più o meno sono fatti tutti uguali i sistemi Fractal. L'FM3 è un po' più piccolo, c'ha meno roba, ma più o meno vi ritrovate, c'è l'ingresso 2, l'ingresso 1, l'ingresso 2, non c'è il 3, non c'è l'uscita 2, cioè, ovvero c'è l'uscita 2, ma non c'è l'uscita 3. Ecco, quindi
ci sono due pedali anziché tre, quindi c'è rispetto all'FM3, l'FM9 ha praticamente uno in più di qualsiasi, diciamo, dei vari, delle varie periferiche. Va bene? Ok, questo è per quanto riguarda la connessione. E una volta che voi avete collegato il vostro FM9 alla scheda audio e alla chitarra, l'unica cosa che dovete fare qua, non createvi troppe pippe mentali, ragazzi, cioè di solito con i parametri di default, cioè voi attaccate la macchina, l'accendete, collegate la chitarra, l'unica cosa che dovete fare è godervi i preset di fabbrica senza tanti problemi. Poi col tempo, leggendo i manuali, c'è per esempio la configurazione dei global settings, ci sono i parametri generali e quant'altro, quindi qui lì si va più sullo specifico, però solitamente già di default la macchina funziona bene ed è una delle caratteristiche secondo me più rilevanti di tutti i prodotti Fractal. Cioè voi qualsiasi cosa fate all'inizio di default già è fatto per funzionare bene, non dovete stare lì a inventarvi cose particolari per dire no ma qua devo, no, ecco il bello di Fractal, fate qualsiasi cosa solitamente all'80% va già benissimo, poi c'è un altro 20% che vi permette di personalizzare fino al dettaglio più incredibile, ma già diciamo di suo suona alla grandissima. Molto bene, quindi per esempio qui abbiamo sulla parte diciamo nella parte 13 avete i V-meter che identificano gli input. Solitamente potete anche regolare il guadagno degli ingressi, però ripeto, lasciate stare, se non avete particolari problemi va già bene per la stragrande maggioranza delle chitarre. Se magari avete chitarre con pick up attivi eccetera eccetera, potete ritoccare qualche, per esempio il guadagno di ingresso, cose di questo genere, ma è appunto, sono cose molto specifiche. Solitamente ecco, non serve fare nulla di particolare. Qui trovate i tre comandi per le uscite, quindi sono tre uscite separate. Attenzione, perché dopo viene fuori la solita domanda purtroppo che fanno i chitarristi, che pensano che il volume, che dicono ma a quale valore dovrò mai tenere la manopola per... Allora questo non è il master dell'amplificatore, ragazzi, cioè è una manopola lineare che va da 0 a 10 e la regolazione è quella opportuna per avere il rapporto di segnale rumore migliore possibile. Cioè ho fatto anche un tutorial relativamente, cercate Phantom rapporto segnale, è Phantom come collegare i modeler, ok, e vi compare subito il tutorial che vi spiega questi concetti. Astraetevi completamente dal concetto di volume degli amplificatori a valvole tradizionali, perché qui siete nell'audio professionale, dovete ragionare come un fonico di studio. Non ci sono cose che fanno molto ridere, molto grottesche, perché i fonici vi guardano ridendo sotto i baffi, dice oh, ma il potenziometro va messo a 3,7 perché solo lì. Queste sono cose da chitarristi, è un mondo babondo del chitarrista. Se fate queste cose a livello di audio professionale vi ridono in faccia fondamentalmente. Quindi le regolazioni dei volumi, degli ingressi eccetera eccetera devono essere fatte per quelle che sono le leggi dell'audio professionale, ok? Bisogna che il rapporto segnale rumore sia il migliore possibile, eccetera. Sono concetti che adesso magari vi dico cose complicate, le ho trattate tutte sui vari tutorial, serve tanto tempo, però ragazzi prendetevelo, perché poi alla fine il risultato è sicuramente notevole. Molto bene. Poi avete questa manopola ABCDE che servono a seconda della pagina che compare sullo schermo a settare vari parametri. Allora il software è fatto molto bene, è qualcosa di eccezionale, è usabilissimo, però imparate anche a usare la macchina con la sua interfaccia on board. Non è difficile, ok, ci sono tanti parametri, capisco, però è importante saper utilizzare la macchina, perché se siete dal vivo e vi capita di dover modificare qualcosa non potete dire ma non ho software. Cioè imparate, sono quattro comandi. Fatalità, Marco Phantom, se andate sul sito guardate qua, facciamo Phantom interfaccia, vediamo, guarda, tac, live streaming, usare Fractal con l'interfaccia, oh che mamma mia, incredibile, come si fa? Ok ragazzi, così funziona, cioè c'è tutto. Guarda, c'è anche già il tutorial che sto facendo adesso, quindi basta,
La vostra Bibbia è la barra di ricerca di YouTube, sostanzialmente. Con quella risolvete il 99% dei problemi che avete. Ok, ragazzi, molto bene. Direi di passare a vedere subito il sistema. Quindi voi avete installato il software, ok? Andiamo sul nostro bel, eccolo qua. Aspetta un attimo, il nostro FM9 Edit o FM3 Edit per l'FM3 o AXFX Edit per l'AXFX3. Allora, da questo software si fa veramente di tutto di più. E non è, è un software molto leggero, non servono prestazioni molto elevate. Chiaramente il software funziona solo se il sistema è collegato. Molti fanno le domande, ma funziona? No, non funziona, perché il software non è altro che l'interfaccia, ok, della CPU che è montata a bordo del sistema. Quindi se non c'è l'unità accesa e collegata, il software praticamente non vi fa vedere assolutamente, trovate tutta questa griglia qua vuota, non potete fare assolutamente niente. Allora, come vedete, il software è diviso in questa griglia. La griglia la dovete vedere come se fosse la vostra pedaliera, ok? La vostra pedaliera dove disponete gli effetti, quindi create questo link. Voi dovete pensare che io utilizzavo questo software qui per fare le mie cliniche sulla composizione dei rig non analogici, proprio perché questo mi consente di far vedere anche su uno schermo grande come gestire i vari effetti. Quindi il ragionamento è assolutamente identico a quello del mondo reale. Purtroppo, sapete cosa vi dico? Che molto spesso mi è capitato con i modeler, dalle domande che si vedevano nei gruppi, che diciamo, si pensa che il digitale sia qualcosa di completamente diverso rispetto all'analogico, e in realtà non lo è. E effettivamente si è scoperto di quante persone anche nel mondo analogico non sanno come collegare gli effetti, non conoscono la teoria base, diciamo, del suono, eccetera eccetera. Ecco, con i modeler si è costretti, gioco forza, a conoscere approfonditamente proprio la teoria del suono, il come viene costruito, perché effettivamente quando si sbaglia lo si vede subito. E però si può anche correggere subito, perché qua non ho cavetti da collegare, cioè qua faccio tutto a livello software. Allora, guardate, la prima cosa che io vi consiglio di fare è quella di andare. Allora, cliccate su questo bottone qui, preset, e vi compare praticamente la lista di tutti i preset disponibili. Ce ne sono 511. Partite dal primo, ok? E qua, diciamo, è lo 000 e potete andare a scorrere. Allora, vi prendo una chitarrella e andiamo a sentire. Eccolo qua, scusate che non ho. Allora, l'interfaccia non è difficile da capire. Qui c'è il nome del preset che potete, se io ci clicco sopra, potete anche editarlo. Io vi consiglio di lasciare stare i preset di fabbrica, che comunque se sovrascrivete, vi ricordate che c'è nel sito di G66, potete scaricare i preset di fabbrica, quindi se mandate, li spipolate, potete ricaricarli come erano in origine. Allora, vedete che sopra qui c'è il nome del preset, in questo caso 59 Bass Guy. Perché? Perché è fatto sulla base dell'amplificatore Bassman 59. Questo che è sotto è la scena, ovvero questo è un concetto molto importante, perché molti fanno fatica a capirlo. La scena è uno stato di un preset. Allora, il preset è sempre lo stesso. Noi stiamo parlando del preset 000. Il preset 00 ha 8 scene. Cosa vuol dire 8 scene? Vuol dire che, per esempio, guardate, adesso sono sulla scena 1, le seleziono da questo pad da 1 a 8. Che è il Crunch Bright e avrà un suono. Se io seleziono il 2, si chiama Cranked Bright, apparentemente non vedo nulla. In realtà succede una cosa molto importante. Andiamo avanti, per esempio il 3, ancora adesso Jumped, non vedo niente. Ecco, per esempio già la 4, Lead FX, vedete che si è illuminato, ha preso colore questo blocco Drive e questo blocco che è il Delay. Se vado avanti,
c'è una scena Rotary, vedete, fate vedere dove si è acceso questo blocco che si chiama Rotary, eccetera, eccetera. Cioè la scena, immaginateli, nel mondo analogico esistono i cosiddetti MIDI switcher o i MIDI looper, dove sono delle pedaliere ai quali collego i vari pedalini. E invece che fare il tip tap per accendere, se devo passare da un clean col chorus delay a un lead dove devo accendere il drive, devo cambiare il canale, eccetera, eccetera, solitamente invece che schiacciare 44 pedali, quindi fare il tip tap, premo un bottone di questo looper e questo looper automaticamente spegne e accende i vari effetti. E questa è la funzione della scena, ok? La scena è lo stato di un preset, ok? La domanda che fanno molte persone è: posso prendere la scena di un preset e combinarla con un altro? No, perché se un preset ad esempio utilizza la marcia GCM 800 e un altro preset utilizza il Bassman 59, ok, le scene devono avere gli stessi, cioè sono gli stessi oggetti che si accendono, si spengono. Non posso, diciamo, mischiare scene che magari hanno effetti diversi. Ok, spero che questo concetto si capisca, perché è la tipica domanda che fanno tutti. Ho fatto una scena con la Friedman BE100, la devo miscelare alla scena di un Fender Twin. No, non lo puoi fare, perché quelli sono due preset diversi, non puoi mischiare le scene tra di loro, ma lo capirete più avanti. Ok, allora andiamo a sentire un attimo, partiamo banalmente dalla scena numero 1, Crunch Bright, ok, e andiamo. Un preset molto bello, solitamente ci si perde veramente tantissimo tempo perché suona molto bene. Allora, se io con il cursore, vedete, il rig fa vedere il percorso del segnale, che rispetto alla vostra pedaliera, è come se vedeste la pedaliera della chitarra al contrario, perché solitamente entrate a sinistra, qui invece entrate a destra, qui si entra a sinistra, qui questo è il blocco input, ok, che va sempre messo. Poi vi faccio vedere come si costruisce un preset da zero. Poi ci sono tutta una serie di effetti, il compressore, il wah, il phaser, il drive, e questi sono tutti blocchi di effetti, ok. Attenzione, la gente, moltissimi dicono: ma conviene mettere prima, dopo? Allora, c'è una ragione logica per cui i blocchi vanno messi in una certa posizione, che è la stessa ragione che derivate dal mondo analogico. Non cambia assolutamente niente, ragazzi. Cioè, se il wah va messo prima, non è che nel digitale è diverso. La cosa invece che potete fare è questa, ragazzi: se non ci credete e volete provare, ok, fate così, cliccate sul blocco wah, tenete premuto il mouse e vedete, lo trascinate ad esempio alla fine, ok? E avete semplicemente spostato il wah alla fine. Il come suona lo sentirete, sarà una sorpresa, ok? Ma potete fare quello che volete, tanto è software, non si danneggia niente. Quindi certe volte a me viene da ridere quando: ma cosa succede se metto il compressore dopo? Prova, ragazzo, prova, cioè non succede niente, lo provi, se ti piace. E questo molto spesso fa parte anche del fatto di cercare nuovi suoni, perché come si dice a volte, si imparano le regole e la creatività poi vuole che si evadano le regole. Quindi se voglio fare qualcosa di strano, metto ad esempio il drive dopo l'amplificatore, voglio mettere il cabinet prima dell'ampli, perché no? Ok? Bene, 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 bene. Quindi qua per esempio trovate una rig, il rig è il nome, diciamo, è un altro nome per rig, sarebbe la catena del suono sostanzialmente, che è praticamente il preset alla fine. Quindi il rig è la sequenza di effetti, amplificatori, cabinet, eccetera, eccetera, che compongono questo mio preset. Qui appunto troviamo il blocco cabinet, ok? Quando ci clicco sopra vedete che ho i vari comandi, bright gain, normal gain, eccetera. Questi sono i comandi che normalmente trovo anche nell'amplificatore reale. Qui ho il blocco cabinet, ok, questo sarà molto importante, e qua c'è un blocco riverbero. Il blocco riverbero che solitamente viene messo alla fine. La prima domanda che solitamente tutti fanno: ma perché non lo metto in me tra l'amplificatore e il cabinet
come farei nell'amplificatore tradizionale, con il Sennheiser, perché questo in realtà, ragazzi, non è un Sennheiser. E qui primo punto sul quale vi dico: dovete imparare a ragionare come un fonico. Allora, se voi andate in studio registrazione, non ci sarà mai nessun fonico che vi fa collegare gli effetti ambiente, delay, reverberi, cose di questo genere nel Sennheiser dall'amplificatore. Non lo farà nessuno. Cioè, voi avete il vostro amplificatore, al massimo vi collegate i drive, cioè tutte le cose che stanno prima dell'ampli, ma dopodiché lui ci mette il microfono, l'amplificatore viene registrato secco e tutti gli effetti vengono messi in, diciamo, dal banco, riverberi, delay, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché così si ha una definizione stereo, alta definizione, eccetera, eccetera. Questo argomento l'ho trattato specificatamente poi nel corso che ho fatto, ma lo potete fare tranquillamente. È chiaro che, per esempio, tutti gli effetti ambienti tipicamente sono degli effetti stereo. Se io il cabinet è un effetto mono, se io semplicemente metto il cabinet dopo, se avete le cuffie sentite che il suono da stereo è diventato mono. Vi metto un riverbero un po' particolare, ok, tipo questo. Allora, il chitarrista analogico ha questo suono in testa. Spero che abbiate le cuffie e siete in stereo. Il riverbero è lunghissimo, no? Il chitarrista digitale ha questo suono. Ragazzi, se vi piace il mono, raga, potete fare quello che volete, però sentite che la differenza è veramente abissale. Se poi prendo effetti ancora più tipo Lusa Major, questo è ancora attenzione. Questo è per spiegarvi righe, ma poi, diciamo, andremo nel dettaglio. Quindi la posizione dei vari blocchi ha un senso logico molto importante. Vedete che solitamente trovate l'amp e il cabinet che stanno più o meno nella parte centrale, dopodiché dopo trovate tipicamente i vari effetti ambiente. Domanda di Franco Basso: domanda, il blocco volume se messo prima dell'amp non influisce sulla distorsione se usato su una scena lead? Io lo metto alla fine della catena. È una scelta tua, Franco. Io uso il pedale del volume come pedale di espressione, quindi emulo lo stesso concetto del volume della chitarra. Quindi mi piace che abbassandolo diminuisca il gain, proprio perché si chiama pedale di espressione. L'espressione per me vuol dire poter avere un suono high gain, slow gain, quindi lavorare con quello. Se lo vuoi mettere dopo, nessuno ti vieta niente, quindi mantieni soprattutto la saturazione uguale. Lì, diciamo, ci sono le scuole di pensiero. Tipicamente si mette prima, mettendolo dopo chiaramente regoli il volume, però fai diventare matto i fonici, perché dopo i fonici fanno molta fatica a regolarti, seguirti col volume, perché la percezione che hai tu del volume sul palco spesso è diversa da quello che si ha fuori. Questo è un concetto un po' più avanzato, però ripeto, puoi fare quello che vuoi. Io troverei la maggior parte dei pedali di volume sui preset di fabbrica sono sempre prima, non sono mai dopo. Poi c'è che, per esempio, li vuole mettere alla fine di tutto per tagliare anche le code dei delay, dei riverberi. A me questa cosa non piace assolutamente, quindi almeno lo metto prima, quindi dopo il blocco cabinet, perché se abbasso il volume voglio che le code dei riverberi, delay. Ma lì sono
assolutamente scuole di pensiero che, nel quale uno può fare quello che vuole. Allora, attenzione che vi faccio vedere una cosa molto importante, ragazzi. Intanto vedete che qua ogni blocco e qua e qui siamo sta una delle potenzialità in assoluto più importanti del mondo fractal, perché non avete solo gli effetti che ci sono, che vedete qui. Quindi non è che ci siano qua solo uno, cioè copre solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 effetti più l'amplicabile. In realtà avete 9, ok? E ogni effetto ha 4, chiamiamoli canali, in realtà sono 4, come dire, 4 stati dello stesso effetto. Vi faccio vedere, qua lo vediamo molto bene sul cabinet, sull'amplificatore ad esempio. Guardate, allora, e la prima scena si chiama Crunch Bright, vedete che ha questo Bassman 59 con questo settaggio fatto in questo modo. Se io adesso vado nella scena numero 2, avete visto che il canale da A è passato a B, dove praticamente, adesso ve lo rifaccio vedere, ok? Infatti prima insomma, non sembrava che succedesse niente quando l'ho premuto, in realtà cambia cosa? Cambia il canale del blocco in questione, che in questo caso è il blocco cabinet, che è lo stesso amplificatore, ma con un settaggio completamente diverso. E ve lo faccio sentire, questo è l'1. Cambio sulla 2. Capite bene che siccome tutti i blocchi hanno questi quattro canali, per esempio il 3 va sul C, che è il jumped, quindi è il canale dell'amplificatore dove i due ingressi del Bassman sono ponticellati, quindi sarà ancora più distorto. Scena 4, in questo caso io sto sul canale C dell'ampli ma aggiungo il drive, e ancora vedete che col drive ho il bender, fuzz, ma posso andare su un altro, ho sempre bender fuzz, ma posso andare per esempio su un T808, che è il classico TS808. Punto magari voglio applicarlo sul canale A e quindi seleziono il canale A. Ok, se io voglio spegnerlo, ok, vado sopra, premo la barra spazio. E quindi premo, questa cosa si è acceso anche il delay. Una volta che ho definito, mi piace questa scena, premo save, premendo save lui memorizza questo stato di canali on off dei blocchi su questa scena qua. Avete capito? Per esempio faccio save, ok, prima era selezionato A, vedete che se adesso vado sul B mi torna in B, però si spegne il drive. Avete capito qual è il senso delle scene? Quindi la potenzialità di Fractal sta nel fatto di non avere solo l'effetto drive in sé, ma in realtà ogni blocco drive ha in sé altri 4 drive che io posso selezionare su 4 scene diverse. E quindi moltiplico. Quindi pensate quante combinazioni riesco a fare. Cioè sono 9 blocchi, 9 effetti, ognuno ha 9 alla 4. Quindi il numero è diciamo infinito, cioè veramente molto molto alto. Ok? Questo è veramente molto importante. Andiamo avanti a fare un giro di preset, giusto per esempio questo è un Bassman del 65, andiamo su un'altra cosa tipo un Deluxe Verb, è il Fender. Il preset più o meno è sempre lo stesso, vedete? In questo caso è il Deluxe Verb Normal, quindi un Fender Deluxe, scusate, non è un twin.
vado sulla scena 2 ad esempio. Di molti amplificatori ci sono diversi canali, diverse versioni, ok? Perché ogni versione è stata diciamo modellizzata. Andiamo avanti. Questo col tremolo. Vedete il tremolo qui? Ok, poi. Dry, senza reverbero, senza niente, e avanti così. Andiamo top boost, per esempio. Top boost dovrebbe essere un Vox C30. Ok, infatti, vedete, ricordatevi che, come dicevo prima, non trovate i nomi, solo Friedman ha concesso l'utilizzo del nome in chiaro. Gli altri sono tutti Class A30 TB Top Boost, quindi è il classico Vox C30. Anche qui vi consiglio sempre di non di provare solo il preset, ma anche le scene che sono dentro il preset. Tra l'altro, se voi cliccate in un punto della griglia, non sui blocchi, vedete che qui vi fa vedere, ecco qua, il nome delle scene. Quindi trovate scena 1, scena 2, le potete anche selezionare, quindi top boost, ok, normal, vedete? Quando andate a cambiare, praticamente va andata a cambiare la sempre il canale dell'ampli, vedete il canale A, il canale B che ha un altro amplificatore, il canale C che è un altro ancora, il canale 4, la scena 4 che è il canale D, ok? E quindi qua le potete provare tutte. Quindi non fermatevi al solo preset con la scena 1, andate a provare tutte le varie scene, le vedete qua, avete scena 1, scena 2, ta. Scena 7, facciamo un phaser, questo è dry. Attenzione, una cosa interessante che potete fare, vedete che ci sono degli altri effetti che in questo momento non intervengono nelle scene, ma voi potete selezionare tipo il chorus, barra spazio. Flex delay. Yeah. C'è il rotary. Ok. Andiamo avanti, per esempio prendiamo un altro preset che io adoro particolarmente, che è la Plexi 50, Marshall Plexi 50 Watt. Anche qui vedete, solitamente la prima scena è molto semplice, c'è l'amplificatore, quindi questo è, attenzione, vedete, Plexi 50 e 6550. 6550 è il modello della Plexi, di Plexi ce ne sono un miliardo, ok? Questo è il modello 6550, se voi andate nella scena 2 lui va a selezionare per esempio il modello 50 watt, hai, poi ci sono le varie descrizioni, hai 1, hai 2 perché sono due modelli diversi, c'è la 1967 treble, eccetera eccetera eccetera. Andiamo a provare per esempio la prima. Andiamo a provare la scena 2. E avanti così.
Molto bene. Andiamo per esempio a Brit 800, insomma non è difficile capire che si tratta della Marshall GCM 800. Andiamo sulla scena 2, questa è la versione 34 che è una GCM 800 modificata. Anche qua potete provare i vari effetti che ci sono, delay. Ho messo il compressore alla fine, non lo so, vediamo come funziona. Flanger. Ecco, io per esempio il flanger lo preferisco prima dell'amplificatore, quindi per esempio track lo trascino all'inizio. E avanti così ragazzi, quindi quanto belli sono gli effetti ambienti della Fractal, e qua li stiamo ancora sentendo in maniera ridotta. Andate avanti a provarvi, per esempio ci sono dei preset, ad esempio la Rectifier. Ok, qua sono tutta una serie di effetti, vedete Friedman B100, la Friedman. Vedete che qua, tra l'altro, vedete che ci sono praticamente due blocchi amp. Ok, quindi questo c'è la possibilità di switchare tra un blocco e l'altro. Vediamo un attimo, vediamo se utilizza, ad esempio, questo la FET. Due, sono vari modelli. E quindi c'è la possibilità di utilizzare altri quattro amplificatori, oppure usare due blocchi amp, e diciamo che è molto utile averne due per poter switchare, per esempio da clean a distorto, creare tantissimi suoni, si possono usare insieme, si possono usare alternati, se ne può fare un po' di tutti i colori. Ok. E qua potete sbizzarrire, per esempio GR Blues e un Fender Blues. Ok, per esempio, guardate, questo è MF Euro, è il mio preset. Si sente che è il mio, eh? Per esempio scena 1, lead. Scena 3. Scena, credo Space, che è la 8. Sì, esatto, il 121 è il mio MF. Proprio la Clean Space è molto bella. Thank you.
fatto, se volete potete cambiare, andiamo per esempio su una uno shimmer, ok, in questo caso posso cambiare canale qui, vedete, clicco sul tipo e qui mi si apre una finestra dove posso andare a scegliere i vari algoritmi dello stesso blocco. Quindi per esempio in questo caso il Plex Delay, che è un effetto molto particolare, per esempio tutti gli shimmer, tipo l'Econo Shimmer, ok, posso cambiare per esempio il canale dell'amplificatore. Sono veramente una marea di cose che vi lascio provare, perché io non sono mai riuscito. Per esempio Crystal Shons, vediamo. Vabbè. Fantastico. Oppure ci sono delle cose tipo, vediamo, c'è una cosa del drone che è questo qui, vediamo un po'. Ok, vediamo qua. Mark. Freeman F9 Drones. Questo è fantastico. Praticamente utilizza il synth, no? Cioè, ci sono tra i vari blocchi, c'è anche il synth dove è possibile andare a replicare gli accordi, cioè vi potete divertire finché volete. Ok, allora vi faccio vedere adesso come invece creare un preset da zero. Allora, vedete che dopo il 383esimo, che è dove sono tutti i preset di fabbrica, sono fino alla 383, dopodiché avete la vostra memoria. Andiamo sul 384. C'è una domanda. Marco, scusa, un musicista professionista mi diceva che a basso volume il fractal evidenzia che il digitale funziona 0-1, quindi rispetto all'analogico non distingue. E ti invito a provare, Roberto, queste sono cose che sono le leggende metropolitane che ogni tanto girano. Guarda, ti faccio giusto per farti vedere. Allora, questa è una delle mie patch, allora, che tra l'altro ho usato anche Nick Johnston l'altro giorno. Ti faccio vedere. Allora, questo è il suono. Passo il volume. Thank you.
Sì, queste purtroppo sono ancora... mi dispiace che siano i professionisti che dicono queste cose qua, perché purtroppo alcuni hanno... vabbè, sono molto legati all'ambiente analogico, quindi probabilmente queste cose erano vere 15 anni fa, 20 anni fa. Ormai sono anni che non è più vero che il problema del volume si verifica abbassando già, assolutamente, non esiste proprio. Se non funziona è perché ci sono altri problemi di regolazione degli ingressi. Ripeto, il sistema digitale è un sistema di audio professionale, non è un pedalino, e questo è il problema. Molto spesso la gente non sa distinguere, per esempio, cosa vuol dire regolare il rapporto segnale-rumore, non sa distinguere tante cose. Se ci sono persone che hanno di questi problemi qua, conviene rimanere con l'analogico, con i pedalini, perché che va bene. Ecco. Quindi c'è il fatto di dire oggi come oggi che il problema digitale è quello del potenziometro che si abbassa, non si sente, che non c'è dinamica, francamente lascia veramente il tempo che trova, ok? Esattamente come dice Anthony Zara, dall'analogico al digitale bisogna cambiare la modalità di approccio con le macchine, assolutamente, anche se la teoria è importante che sia la stessa. Allora vi faccio vedere velocemente, scelgo uno dei preset, quindi clicco sempre, poi prendete un po' di pratica, non è veramente il software, è molto molto semplice, vado su un preset nuovo e vedete che questa è la griglia dove io posso andare a comporre i vari diciamo il mio rig come voglio. Tipicamente io metto cabinet e amplificatore nella parte centrale per poi andare a mettere i vari effetti. Allora avete due modalità: o cliccate dove volete, tasto destro, e vi fa vedere tutta la lista dei blocchi, oppure potete andare su quick build e vi fa vedere qui sotto, diciamo, tutti i blocchi disponibili, e semplicemente li trascinate. Quindi per esempio vado con l'amplificatore 1, lo metto qua, poi ci metto un blocco cabinet, lo metto qua. Poi ci devo mettere l'ingresso 1, solitamente lo metto tutto a sinistra, e l'uscita 1, tutto a destra. Ok? Non è finita, ragazzi, perché chiaramente adesso devo collegarlo, devo proprio fisicamente usare il cavo. Allora, quando io vado sopra ogni blocco e lo seleziono, vedete che compare qui una O, questa output. Se io clicco sopra qui, mi fa vedere tutte le possibili, i possibili collegamenti a cui io posso collegare questo blocco. Vedete, sono tutti disponibili, quindi lo posso collegare qui sopra, lo posso collegare qui, eccetera eccetera. Io lo posso anche fare così, quindi andare a collegare direttamente l'uscita, e lui magicamente mi crea un unico cavo che va dall'ingresso all'uscita, chiaramente passando per il blocco amp. Se io adesso suono, vediamo cosa succede. Bello. Cos'è questa roba qua? Adesso spengo il quick build. È un Herbie CH2, bello. Cosa molto importante sui preset è la regolazione del livello di uscita, perché il livello di uscita è uno dei problemi più grossi. Per vedere il livello di uscita, ecco, cosa Fractal ha tutta una serie di V-meter sia sull'interfaccia sia sull'editor che vi permettono di ottimizzare al massimo i livelli. Se voi mi metto sul blocco di uscita, vedete che quando suono posso... non vado a regolare il livello qua di uscita, vado a regolare il livello dell'amplificatore. Allora, adesso non scendo nei dettagli del perché, però solitamente, cioè, bisognerebbe fare così, anzi bisogna fare così, ve lo dico io che va bene. Anche perché poi ci sono vari tool che sono qui, per esempio, tipo il level, preset leveling. Questo proprio serve per fare il check dei preset. Quindi quello che vedete qui sono esattamente i V-meter che vedete sui blocchi uscita. Se io vado a tirare su adesso l'amp level, vedete, lo devo andare a regolare in modo tale che vada a sfiorare. Ogni tanto si deve accendere la parte rossa. Questo è il segnale, è il discorso che vi dicevo prima. Ho ottimizzato il segnale per avere il miglior rapporto segnale disturbo, da cui per esempio tutto il discorso della dinamica, eccetera eccetera. Se io non conosco queste cose qua, posso incorrere nei problemi che diceva prima il professionista che hai citato. Ok, quindi adesso io ho regolato il livello correttamente, ripeto, salto velocemente proprio per, se no altrimenti mi ci vuole tutta la notte. (Susurra)
è molto secco, ok, ci mettiamo un bel riverberino, quindi vado fino in fondo qui, tacco, solitamente il riverbero io lo metto alla fine della catena, posso cliccare sul quick build, andare a prendermi il blocco riverbero che è dove? Non lo vedo, eccolo qua, riverbero, ne ho due a disposizione, lo metto qui, ok, perfetto, sentiamo. Riverbero molto corto, quindi spengo il kick build, come vedete qua vado nei parametri e ancora una volta posso scegliere diversi canali oppure vado sui type, ok, e mi si aprono tutti i vari riverberi disponibili. Ci sono cose tipo opera house, per esempio, oppure vediamo, troviamo anche Ursa Major. Ok, sono cose anche molto belle. Io tipicamente uso un medium plate. Aumento anche un po' il time. E questo per esempio lo chiamo, vado qua, intanto gli do un nome, lo chiamiamo MF test, ok, e salvo. In più, siccome sono sulla scena 1, lo chiamo lead, ad esempio lead, va bene. A questo punto, per esempio, mettiamo, visto che è un lead, ci metto un po' di delay, cosa dite? Il delay lo mettiamo qui. Adesso non sto a far vedere la possibilità di collegare, perché diciamo gli effetti li posso collegare anche in parallelo, per esempio, anzi no, ve lo faccio vedere subito. Vedete, questi sono tutti effetti collegati in serie, però io posso collegare anche gli effetti in parallelo, creare delle strutture molto complesse, ok? Per esempio, io posso mettere un delay qui e simulare, diciamo, il classico collegamento del delay in parallelo, e qua faccio il collegamento in questo modo, vedete? Tac, tac. Ecco, questa è una delle caratteristiche più belle del sistema Fractal, assolutamente. Dove, chiaramente adesso siccome sono in parallelo, l'effetto deve essere cosiddetto in kill dry, quindi il mix deve essere messo al 100%, e mi vado a regolare la quantità di livello con il level, non con il mix, perché... Okay. Il come collegare, diciamo, gli effetti l'ho trattato su vari tutorial, però per adesso vedete che c'è la possibilità di mettere gli effetti in parallelo. Per esempio posso mettere un effetto plex, ok, delay come questo, e lo posso mettere così. Cioè, il sistema di routing è veramente molto flessibile e unico, perché è solo Fractal che consente di fare questi routing qui. Faccio la stessa cosa con il plex delay, selezioniamo un plex verb, ok, vediamo. Troppo alto, a basso livello. Scusate, sto lavorando con un cabinet veramente bruttissimo, che è un cabinet da 4 pollici. Infatti sentivo che aveva un suono. Allora, per diciamo, utilizzare un cabinet adeguato, siccome io questa Herbie, anziché la Herbie, andiamo a scegliere una testata che conoscete già di più, la classica, per esempio, prendiamo una bella GTM 45, ok, questa qua. Come faccio a scegliere il cabinet? Anche questo l'ho descritto nei vari tutorial. Vado nella parte, praticamente nel picker, dove vado a selezionare i vari cabinet. Io ho la possibilità di mettere anche due cabinet, due IR in parallelo tra di loro. Se io clicco su picker, vedete che mi compare tutta la lista dei cabinet, ovvero delle IR disponibili sul Fractal. Ce ne sono veramente 2048, cioè un numero infinito.
qua dovete essere un po' smart. Siccome io, per esempio, su una GTM 45, tipicamente vado a metterci una 4x12, ok? Ok, lui mi fa vedere, non, scusatemi, ho sbagliato, i banchi, ci sono vari banchi, allora, c'è il Factory 1 e il Factory 2, oppure tutti i banchi, in più c'è la parte user dove caricate le vostre IR, ok? Non vado nei dettagli, seleziono all banks per avere tutti. Allora, tipicamente, cerco di essere un po' smart. Con una GTM 45 tipicamente vado a collegarci una cabinet 4x12, magari con i greenback, ok? Quindi scrivo 4x12, ok? E mi vengono fuori tutti i vari 4x12. Con il Wiki Fractal che vi ho detto prima, lui vi dice quali sono i vari cabinet a cui si ispirano, ad esempio. Adesso vado molto veloce, però tipicamente, ad esempio, questo AXGB che è greenback con il 57A potrebbe essere interessante e lo seleziono. Ok, andiamo a sentire. Bello. Ok, spegniamo un attimo il Plex Delay. Per spegnere gli effetti vi posizionate sopra e premete. Scusatemi, devo mettere in true, ok. In, scusate, in mute FX, ok. E qua mi diverto a regolarlo come voglio. Sono crancettone, posso metterci un drive, ok, quindi lo metto tipicamente ovviamente prima, seleziono, vado su una posizione qualsiasi, seleziono drive, vi faccio vedere una bella chicca, ragazzi, che è il clone Kirion, che è l'emulazione del clone, è il più drive, è il più bel drive che hanno fatto, è nell'ultima versione 3 del firmware, e questo suona già da solo così. Ah, bellissimo. Allora, questa la salviamo qua, save, no? Poi, per esempio, voglio fare una scena crunch, ok? Dove però, come dicevo prima, ecco, per esempio, il drive si è spento da solo. Chissà perché, ma comunque è spento da solo. Quindi spengo il drive, spengo il delay e quindi questo è salvo. Quindi cosa avrò? Una scena, per esempio, crunch o ritmica, gli do il nome che voglio. Vedete, ho già creato due scene. Ops, scusate, perché, anzi, giusto. Quasi mi sono rimaste dentro delle cose precedenti. Ok. Ok. No, ha switchato cale. Eccolo qua, scusatemi. Ritorniamo sulla Brit, perché essendo, diciamo, essendo il mio FM9, ovviamente lui si ricorda delle precedenti, dei precedenti settaggi di questo preset qua, ok? Se io seleziono la 1, molto bene. Facciamo un'altra scena, ad esempio, dove voglio fare un clean un po' particolare. Anzi, uso sempre lo stesso crunch. Io ultimamente sto facendo molto i preset dove uso un amplificatore solo, con quello faccio tutto, cioè con amplificatori di questo genere che sono appena poco più del clean, e vado a metterci tutti i vari effetti. Vi faccio vedere, per esempio, questa è la mia scena base, che è questa. Sentite, molto dinamica, no? A proposito della dinamica di prima, io adoro sti suoni qua.
faccio vedere com'è. Allora ci mettiamo un bel chorus dopo, qua, ad esempio. Facendo il delay. E ci metto anche un bel compressore, va, che fa sempre bene. Un compressore, adesso io faccio veloce ragazzi perché sennò allora facciamo così, no? Spengo un attimo il compressore perché questa è la scena crunch, scusate. Io posso per esempio prendere questa scena, andare sulle scene, ok, e fare la copy current scene sulla scena per esempio numero 3, vedete? Allora a quel punto lì sulla 3 mi trovo esattamente questa scena che chiamerò ad esempio clean, e su questa scena clean vado ad accendere il compressore ad esempio, vado ad accendere il chorus, vado ad accendere il delay e vado ad accendere anche il plex delay, why not? Ok, e faccio save. A questo punto vedete che ho tre scene, lo spread è sempre lo stesso, dove avrò il crunch che ha solo amp e cabinet acceso, il lead che ha il drive e l'amp e cabinet sono sempre accesi, il chorus è rimasto acceso, lo spegniamo, e il delay e salvo. Quindi vedete che facilmente passo da... Sono sulla 3. Via della dinamica, che qualcuno ha detto che non ha dinamica. Faccio molto spesso, no? Se questo, diciamo, preset mi sta bene, allora salvo e posso ad esempio fare preset qua. Questi sono i menu del, diciamo, del fractal, molto semplice. Preset, per esempio, faccio preset su un altro preset, quindi su uno vuoto da 3.85, salvo, ok, mi dice se sono sicuro sì. Ok, e vado a modificare questo preset, magari vado a metterci un ampli diverso, questa volta invece che la GTM 45 ci vado a mettere, che ne so, una 5150, why not, una bella 5150 blu, 50 watt se non ricordo male, vediamo come suona sta testata qua, tacchete. Oh.
controllo i livelli che siano a posto. Posso andare un po' su. Bella. Posso metterci anche lo stesso drive di prima? Why not? Carina, eh? Salvo, che si può fare anche CTRL S senza premere save. Io faccio molto spesso così, creo delle strutture dove poi vado a utilizzare sempre la stessa struttura per creare anche cose complesse. Vi faccio vedere per esempio uno dei miei preset ultimamente che sto usando, che è questo qui, l'Euro Red, basato su... Vedete, questo è abbastanza complesso, qua ci sono effetti un po' di tutti i tipi che okay, mi sta scrivendo, eccetera, eccetera. Ok, scusate, vedete qua, diciamo, è un po' più articolata, tra l'altro suddiviso su due linee. C'è questo blocco send return, che non è il send return dell'ampli, ma serve per andare a capo fondamentalmente, che mi permette quindi di continuare la riga. E qui praticamente ho creato delle soluzioni dove ho sempre, in questo caso ho due ampli, Euro Red Modern, perché vado a switchare tra il clean e il distorto tra i due ampli, quindi ho per esempio... il clean, che tra l'altro è una plex jump, pensa a te. E vado a giocare con le scene, facendo qui 8 scene dove per esempio... sempre all'interno dello stesso preset, eh. Posso creare questi rig molto complessi che fanno effettivamente, danno la possibilità appunto con un singolo preset di avere una miriade di suoni incredibili. Posso per esempio possono avere anche questi suoni qua. Ah, scusate che qua l'ho sovraccaricato, infatti scusate che vado su un altro che è questo qua, eccolo qua, scusate, era questo quello che sto usando. Allora, posso fare tante cose, ragazzi, posso fare tante cose, però vedete, l'avete visto prima, che a un certo punto c'è un limite. Il limite è dato dalla CPU. La CPU è, questo ve lo dico che è veramente molto importante che capiate questo concetto qua. La CPU non è infinita. Potete fare veramente quello che avete una libertà di poter mettere tutto quello che volete. Però chiaramente dovete sempre stare attenti al valore della CPU, che non dovrebbe... si può arrivare fino a 82%, 83%, dopodiché il sistema comincia ad avere problemi. Quindi state un po' attenti.
e diciamo il come mettere gli effetti dipende molto dal tipo di effetti stesso. Per esempio, prima, anzi, ve lo faccio vedere. Ritorno sul preset che avevo fatto prima, ok? Era questo Euro-Red qua. A un certo punto, quando io sono andato a switchare su questo, sull'Echo No Shim, vedete che si è acceso questo warning. Warning per dire praticamente che la CPU è andata in overload. Perché? Perché di fatto vado a utilizzare un algoritmo del Plex Delay che è molto complesso. Ci sono degli algoritmi, ve lo faccio vedere più in dettaglio, ritorno qua, scusate. Allora, guardate un attimo. Gli effetti tipo i delay, queste cose qui, occupano poco memoria. Ci sono degli effetti tipo gli shimmer, cose di questo genere, che chiaramente succhiano parecchie risorse. Ok, li faccio vedere. Dove, per esempio, il Plex Verb ha la CPU che sta a 76. Se io vado sul l'Echo No Shimmer, vedete che va a 78. Se io qua ci mettessi un Gnome Shift, aspetta, un Golden Shimmer, vado al 100% e blocco la macchina. Perché? Perché è un algoritmo talmente complesso che consuma tantissime risorse del CPU. E qualcuno potrebbe dire, ma allora, ma ragazzi, cioè, è una coperta sostanzialmente. Voi dovete essere bravi a gestire. Quindi se, anche perché già, non è che io ho solo questo effetto qua, c'ho per esempio il pitch che consuma parecchio, c'ho tutta un'altra serie di effetti che consumano, quindi devo essere bravo. Per esempio adesso sto usando, vediamo qua se sto usando delle cose, no, praticamente ci sono tutta una serie di trucchi che mi permettono per esempio di salvare un po' di risorse della CPU, tipo il fatto di andare con i riverberi in economy, di tagliare un po' qua e là, cioè devo essere bravo a fare i preset in modo da non andare in overload. Se voi prendete già il preset 121 che ho fatto, comunque riesco a fare tantissime cose, perché ripeto, ritorno sul 121 che è apparentemente molto semplice. Dov'è che è? Eccolo qui. Apparentemente molto semplice, però sentite quanta roba che ha, cioè viaggio tra le scene, avete dal crunch. C'è un clean. Cioè, ho 8 suoni su un preset così semplice, perché cambio con i canali, eccetera, eccetera. Quindi, molto spesso, cioè, mi trovo ad avere a che fare con degli utilizzatori che dicono, ho provato a utilizzare, ma ho cambiato, per esempio, avevo FM3, ma l'ho cambiato sull'AXFX3 perché non mi stavano le risorse. Ragazzi, cioè, questo preset qua io ci suono dal vivo, faccio un concerto di 2 ore senza nessun problema e ho tutti i suoni che mi servono. Il fatto è che bisogna, come dicevo prima, saper utilizzare le macchine. Ciao Alessandro. Se io non so utilizzare le macchine, le uso in modo improprio e quindi vado a saturare le risorse della macchina. Perché c'è questa possibilità qua e bisogna saperlo utilizzare? Perché gli effetti, ok, i blocchi effetti sono uguali per tutta la serie, per l'FM3, l'FM9 e l'AXFX3. E chiaramente, ovvio che un preset che qua mi occupa il 59%, se io lo metto su AXFX3 mi occuperà il 25%. Però ho la possibilità di avere la qualità e lo stesso tipo di effetto su tutte le macchine. Ok, questo è il discorso. Avrebbero potuto segare la possibilità di alcuni blocchi sull'FM3, ad esempio, o sull'FM9 rispetto all'XFM3, non l'hanno fatto perché si presume che chi utilizza i prodotti sappia quello che fa sostanzialmente. Quindi, e dà la possibilità di far scegliere all'utilizzatore se privilegiare, ad esempio, la qualità dei riverberi, la qualità delle casse, la qualità di alcuni shimmering, eccetera, eccetera. Bisogna saperlo utilizzare bene. Quindi bisogna capire quando è il momento. Per esempio, è inutile buttare dentro drive o cose che non servono, ok? Si mettono se servono, ok? Per ottimizzare, altrimenti si va sull'AXFX3 turbo. E là si ha tutta la potenza del mondo. Tra l'altro, quello che sto utilizzando io è l'FM9 normale. Molti di voi hanno il turbo, quindi probabilmente invece che 59 sarà 49, 45. Ecco. C'è una domanda di Eric Antonello. Ciao Marco, grazie per il bel video. Quando switcho tra due scene nella mia FM3 ho un leggero buco sonoro, c'è un modo per evitarlo? Allora,
Questo tra virgolette buco c'è anche sulla FM9, che è quello che senti qua, no? Allora, francamente, a me è un buco che non mi dà assolutamente fastidio. Questo accade quando si switcha l'amplificatore, perché lui deve caricare l'algoritmo dell'amplificatore. Quando io passo da un canale all'altro, siccome il blocco, cioè il processore è sempre lo stesso, lui carica, diciamo, due tipi di algoritmo. Allora, a me non crea assolutamente nessun problema, perché, ripeto, ci sono dalle vivo. L'alternativa è, con l'FM9 ho il doppio ampli, quindi col doppio ampli faccio quel discorso che vi dicevo prima, lo faccio vedere qui, di avere il doppio ampli, vedete, dove switcho da... Posso succedere doppio ampli, o tipicamente io faccio molti preset in questo modo qua, eccolo qua per esempio, io utilizzo un unico ampli, ok, con un gain relativamente basso. Se vedi, l'amplificatore è sempre lo stesso. Ok? Quindi uso un amplificatore che ha un... leggermente crunch, okay? Quindi mi gioco io con la dinamica della chitarra, ma questa è una mia scelta, ovviamente. Diversamente, con altri preset cambio proprio il canale, e c'è questo leggero buco, però ripeto, è molto, secondo me è molto relativo, dipende da come suona, da tante cose. Io ripeto, allora ve lo seleziono di nuovo questo preset qua. Qua vedi che io cambio l'ampli. Ok, è veramente minimo, dipende sempre da come lo usi sostanzialmente. Se sai che c'è, cerchi di anticipare un po' il cambio, quindi sei là. Chiaro che se io sto facendo l'accordo. Cioè, per me è un buco veramente, veramente molto, molto... molto piccolo. Se ti è così, ti dà così fastidio, utilizzi drive, accendi, spegni i drive e fine della storia. Posso fare una domanda sui tre connettori input che hai affrontato parlando dei collegamenti? Assolutamente sì, adesso possiamo andare alle domande, ragazzi, anche perché sono le 11:30, quindi ho trattato la maggior parte degli argomenti. Ecco, tra l'altro, Teovo, grazie per i nuovi fractaliani. C'è il mio canale Discord, lo trovate nel mio sito marcofantone.it, da cui potete accedere. Guarda, ve lo faccio anche vedere. Allora vi faccio vedere, se andate nel mio sito, dov'è che è? Scusate, allora, andiamo qui, www.marcofantone.it, eccolo qua. Andate qua, potete collegarvi al mio canale Discord, cliccate, a parte le mail, Instagram, Facebook, eccetera eccetera, qui trovate tutta una serie di informazioni, i miei corsi e quant'altro, quick links, insomma dateci un'occhiata.
perché vale la pena, trovate un sacco di informazioni, tra cui anche l'accesso al Discord. Discord è molto utile perché, ve lo faccio vedere, sto facendo un update, scusate, ecco, sul Discord ci sono vari canali, tra cui anche quello relativamente a Fractal, eccolo qua, ok, è una bella community, dove, vedete, Fractal, dove si affrontano tutti i vari problemi, ci si confronta, oltre al gruppo Facebook ufficiale. Quindi grazie Alessandro di avermi dato questo suggerimento. Hai detto che si possono collegare più chitarre? Sì, esattamente. A quel punto lo ritorno un attimo sull'editor. Io qua, per esempio, posso andare qui e cliccare ad esempio input 2 e tra l'altro creare un altro pad con un altro amplificatore, cioè quindi io potrei mettere un secondo amp, ok, con un secondo cabinet, ok, eccolo qua, tacchete, e andare su un'altra uscita, quindi usare il sistema in modo completamente separato, output 2 e quindi tacchete. Magari questo usarlo per il basso, quindi posso suonare basso e chitarra insieme su due uscite separate diverse, due ingressi e due uscite separate. Ok, il threshold del noise gate del blocco input 1 non si può collegare al pedale di espressione, come si può farlo? Al pedale di espressione? No, non si può collegare perché non è collegato a nessun modifier, però solitamente... Che non so che esigenza tu possa avere, ma se hai l'esigenza di avere un gate un po' particolare, allora ti consiglio di utilizzare il blocco gate, espandere, eccolo qua. Allora questo, vedi che il threshold è sotto il modo... si va un po' sui dettagli. Ci sono moltissimi dei parametri che hanno questo circolino giallo, vuol dire che io posso assegnare questo parametro, ad esempio, a un pedale volume. Eccolo qua, FC1 oppure pedal 1. In questo caso lo regolo e quindi vado a regolare il threshold con il pedale. Eccolo qua, vedete che si muove, bla 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 bla. Ok. Ok. Quindi, ecco, giusto per farvi vedere come posso collegare un wah a questo sistema. Ok. Adesso ve lo cancello. Allora, facciamo così. Io posso andare a inserire un wah wah. Ok. Blocco wah. Lo collego, il wah, poi tra l'altro posso scegliere su diverse tipologie di wah, il controllo che è praticamente il wah, lo assegno, faccio tasto destro e qua posso andare a decidere la sorgente che potrebbe essere uno dei tre pedali, vedete pedale 1, 2, 3, ok, oppure tutta un'altra serie di parametri che potete scegliere, pedale 1, ok, e vedete che io quando muovo il pedale, adesso lo sto muovendo, si muove la manopola. C'è anche la possibilità di attivare automaticamente il pedale facendo praticamente l'auto engage. Se io qua metto l'auto engage in una delle modalità di auto engage, allora praticamente quando io muovo il pedale automaticamente vedete che si accende. E così posso fare per qualsiasi parametro. Se io qua ci metto un pedale volume, ad esempio, è la stessa cosa. Allora a quel punto lì il pedale volume lo assegno al pedale, sempre pedale 1, e a quel punto lì, invece che wah, controllo il volume. E quindi... Ok, intendevo collegare il modifier al gain dell'ampli che aumenti il gain e il threshold del noise gate assieme. Sì, allora, nell'input 1 il threshold, cioè i parametri dell'input 1 sono fissi, non possono essere modificati con un modifier. Puoi metterci un gate, allora lo puoi modificare.
Come rendo operativo il pedale a ricordo che ho ricevuto lunedì la mia FM3? Semplicemente, allora lì, ovviamente, Nicola Melandri, segui il manuale e poi, diciamo, nei vari blocchi, quando vedi sotto ogni manopola c'è questo circolino giallo, ok, tasto destro, e ti apre questa maschera qui. Su questa maschera qui puoi assegnare la sorgente che vuoi, ok? Tipicamente pedale 1, pedale 2, pedale 3 sono questi, ma poi anche tutto, per esempio, degli oscillatori interni, tutta una serie di parametri anche molto, molto interessanti, molto creativi, ok? E basta. A quel punto lì vedi che, tra l'altro, diciamo, quando io lo collego al pedale 1, vedo e muovo il pedale, c'è questa pallina che mi dice il valore, quindi adesso sono tutto in avanti, questo tutto è spento praticamente, tutto in basso, e semplicemente è fatto così. Il pedale, quando lo colleghi nel menu di setup, lo vai a calibrare, solitamente non dovrebbe esserci bisogno, però se tu dovessi vedere che col pedale a 0 o al 100 non va da 0 a 10, ok, allora vuol dire che va calibrato. La procedura è semplicissima, molto 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 semplice, ok? Per esempio, vi faccio vedere alcune figatine che si possono fare, no? Guardate, se io prendo, seleziono un wah, allora, anziché sul controllo del wah, ci vado a mettere, per esempio, che possa essere un envelope filter. Ok, cos'è l'envelope filter? Qua, diciamo, bisogna andare sui manuali. L'envelope filter è un parametro che varia al variare dell'intensità dell'ingresso. Quindi se io suono, vedete che la pallina va su e giù, a sto punto, se io adesso accendo il wah, sentite cosa succede. Non sto muovendo il pedale, fa tutto lui, perché lui praticamente, a seconda dell'intensità dell'input di ingresso, va a regolare il livello del controllo. Oppure posso fare un wah wah automatico. Allora, invece che envelope filter sulla sorgente, vado a mettere un LFO. L'LFO è un oscillatore praticamente a bassa frequenza. Eccolo qua. Se voglio cambiare la frequenza, vabbè, vado sul menu controllers. Adesso qua non voglio complicarmi molto la vita, vado sugli LFO e modifico il rate. Cose un po' complicate, che fanno parte chiaramente di tutte le cose avanzate, però col tempo le imparate. Quello che è importante è cominciare dalle funzioni base. Ripeto, siccome ci sono un miliardo di cose da sapere, anche degli effetti tipo il multi delay è molto bello, perché è un effetto circolare. Posso usare dei synth, ad esempio, se voglio fare veramente, come cambia metterlo prima o dopo?
White Nose si è arrabbiato. Vabbè, qua sono suoni un po' vintage, ma capite bene che l'insieme di tutte queste cose vi fa fare delle cose. Emerson, Lake & Palmer, effettivamente capite che di roba ce n'è veramente, veramente molto, moltissima, di più e quant'altro. Ecco, poi ci può, come dicevo, perdete un po' di tempo ad andare a vedere i vari preset, perché ci sono veramente cose interessanti, e seguire i miei tutorial. Seguire i miei tutorial, per esempio io ho fatto recentemente anche, si può fare una cosa di questo genere che è un preset per simulare l'acustica, vediamo. Se uno vuole avere un'acustica così pronta, diciamo, gli assomiglia un po', ho usato una IR acustica, ovviamente non è come avere anche acustica reale, però si fa. In questo caso mi sono un po' ingegnato con un po' di IR acustica, un po' di equalizzatore e funziona. Ecco, la creatività, ragazzi, è veramente... è l'unico limite per usare queste macchine qua, è proprio veramente essere creativi. E francamente vi dico la verità, che sia FM3, FM9, io faccio i concerti con tutti quanti gli sistemi, anche con l'FM3, ha solo tre pulsanti, ma dopo andatevi a vedere nei tutorial come si usano, adesso io non li ho fatti vedere perché richiederebbero veramente delle sessioni lunghissime, e diciamo potete fare veramente quello che volete. Ecco, l'unica cosa che vi mostro, che non mi ero dimenticato, vedete che nei tools vedete che trovate questo Fractal Bot. Il Fractal Bot è questo softwareino, eccolo qua, che parte, questo softwareino che è incluso nell'editor, che vi permette per esempio di fare il backup e fare determinate cose. Allora, quando voi siete collegati con il vostro PC o Mac alla rete, automaticamente il sistema verifica se è disponibile un firmware nuovo. Ve lo fa vedere qua, vedete, io adesso sono connesso a FM9 e sono connesso alla versione 3.0. Se fosse disponibile la 3.1, 2, 3, eccetera, eccetera, qua mi compare e posso fare direttamente lo scaricamento. Quindi clicco, lui me lo carica direttamente qua e posso mandarlo direttamente al sistema. Una delle cose importanti che vi dico, ecco, andare, c'è il send mode per mandare e c'è il receive mode, ok, dove è importantissimo, per esempio, allora io seleziono la directory dove voglio salvare i miei dati. Quando premo su begin, vedete che ho la possibilità di fare il backup dei preset A, B, C e D. Allora, tipicamente A, B, C e D, A, B e C sono i factory preset, se li avete salvati o li avete modificati, altrimenti cliccate qua, ok, e non salvateli. Dal D in poi sono i vostri preset, quelli della memoria utente, user cabinet, quindi se avete dei cabinet vostri, quindi nella memoria user avete caricato dell'IR, la potete salvare, e cosa molto importante sono i parametri di sistema, i parametri globali e la configurazione delle pedaliere, perché questi qua ovviamente fanno parte del settaggio e li potete salvare. Ok, quando a un certo punto siete a posto, date l'ok e lui comincia a backupparvi nella directory che gli avete detto. Questo è la cosa più importante, quindi questo software è importante sia per fare il backup principalmente e eventualmente aggiornare il firmware della macchina. Ripeto, quando voi lo aprite automaticamente qui vi verrà un segnalino tipo questo, tipo questo azzurrino qui, con scritto nuovo firmware disponibile, lo vuoi caricare, cliccate sopra e lui ve lo carica automaticamente, fate begin e fa l'upgrade del software. Ok, molto bene, direi che sono
le 11:30, vi ho detto tutto. Se ci sono appunto delle altre cose, ripeto, le trovate, adesso carico i link in descrizione di tutti i siti che vi ho menzionato. Se avete domande, fatele pure sotto il video, fatele sul gruppo Facebook, fatele sul forum. Insomma, la community è molto ampia, ci sono tante persone che sono a disposizione, non solo sottoscritto, a darvi una mano, e quindi vi invito a godervi il vostro FM9, FM3, Axe FX3. FM9 è arrivato ieri, mi sono appena abbonato al canale, questo video capita perfetto timing, grazie davvero, grazie anche di esserti abbonato. Ecco, faccio un riferimento alla possibilità di abbonarsi al mio canale per sostenere la mia attività, dove potete trovare appunto il Fractal School, dove io tratto la spiegazione, diciamo, singola di blocco del compressore, l'amplificatore, eccetera. Ci sono cose, diciamo, particolari riferite, diciamo, agli effetti singoli. Dopodiché, invece, come ho detto prima, ci sono un sacco di tutorial riferiti, per esempio, alla programmazione della pedaliera, tutta una serie di trucchi e barbatrucchi che potete implementare. Per seguire il Fractal School mi potete abbonare come sostenitore avanzato, dove tra l'altro potete seguire anche il Phantom, spiega Phantom, che è il mio percorso di chitarra, dove vi spiego, diciamo, come io suono la chitarra. Potete frequentare l'M Academy con Massimo Mantovani e Mattia Tedesco, dove trattiamo invece tutta la catena del suono, a prescindere che sia digitale o analogica. C'è una directory condivisa dove trovate le backing track, trovate tutta la documentazione, a volte anche di preset e quant'altro, quindi effettivamente di roba ne faccio tantissima. Il clone su FM3 non lo hanno fatto, no, dato quel Simone Monopoli, non è ancora disponibile perché si sta aspettando la nuova release di un nuovo firmware che dovrebbe essere il 6, che verrà disponibile fra poco. Sull'FM3 non trovate ancora il clone, che è molto bello, speriamo. Marco Phantom from Preside, ti ringrazio. No, esatto, sul 503 non lo vedi, sarà disponibile, credo. Siccome avevano fatto una pre-release della 6, ma devono sistemarla, quindi si sono presi un po' il tempo, ci sono state le ferie in mezzo, fra poco verrà assolutamente disponibile. Ecco, questa è una cosa caratteristica dei sistemi Fractal, che solitamente ha, diciamo, a parte alcuni blocchi specifici molto particolari, più o meno tutti, quando aggiornano tipicamente prima l'Axe FX3, poi dopo un po' aggiornano l'FM9 e l'FM3 insieme. Ecco, quindi, però chiaramente ci vogliono i tempi necessari a fare i vari aggiornamenti. Però questo è un grande vantaggio perché essendo compatibili i sistemi. Tra l'altro, cosa molto importante, i preset di FM3 si possono caricare tranquillamente sull'unità superiore senza nessun problema. Si può fare anche il contrario. Ovviamente il sistema li accetta, ma va a tagliare le cose che non trova. Per esempio, se io prendo un preset Axe FX3, dove ho due ampli, lui tiene solo il primo, però è già tanto che mi conservi bene o male l'architettura e i blocchi del preset originale, dove vado poi a fare una diciamo a modificare per adattarlo all'FM3. Questo è un grandissimo vantaggio, quindi si può fare sicuramente il porting dei preset da FM3 a FM9 e XFX3, e diciamo parzialmente anche il contrario, che è molto 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 utile. Ok, bene ragazzi, io vi ringrazio, se mettete un like non sarebbe male, grazie a coloro che si sono iscritti, grazie a coloro che sono abbonati, ci sentiamo a presto su questi schermi. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.